La La carenza carenza di di personale personale negli negli ospedali ospedali è è drammatica, drammatica, ma ma non non ci ci dicano dicano che che non non ci ci sono sono i i soldi. soldi. Ciao a Ciao a tutti tutti e e bentornati bentornati in in questo questo format format in in cui cui leggo leggo e e commento commento le le notizie notizie riguardanti riguardanti il il mondo mondo medico medico riportate riportate sui sui giornali e giornali e sui sui social social media. media. Sono Sono particolarmente particolarmente interessato interessato e e contento contento di di commentare commentare questo questo articolo articolo perché perché riporta riporta le le parole parole di di un un primario, primario, o o meglio meglio di di un un direttore, direttore, o o meglio meglio di di un un direttore direttore di di un'unità un'unità operativa operativa di di chirurgia chirurgia generale, generale, che è che è il il dottor dottor Stefano Stefano Rausei, Rausei, e e che che entra entra nel nel merito merito proprio proprio della della vita vita vissuta vissuta dai dai medici medici all'interno all'interno delle delle strutture strutture ospedaliere ospedaliere e e dei dei problemi problemi reali reali della della vita vita reale reale che che devono devono affrontare affrontare e e suggerisce suggerisce anche anche quali quali possono possono essere essere le le soluzioni. soluzioni. In In realtà realtà sono sono doppiamente doppiamente contento contento di di commentare commentare questo questo articolo articolo perché perché non non solo solo mi mi trovo trovo d'accordo d'accordo su su gran gran parte parte di di quello quello che che viene viene affermato affermato dal dal collega, collega, ma ma finalmente, finalmente, e e ribadisco ribadisco e e sottolineo, sottolineo, finalmente finalmente ci ci sono sono colleghi colleghi che che non non sposano sposano la la retorica retorica del del "ah, "ah, noi noi abbiamo abbiamo la la vocazione, vocazione, noi noi non non ci ci dobbiamo dobbiamo occupare occupare di di cose cose basse basse come come la la vita vita quotidiana quotidiana o o lo lo stipendio, stipendio, cioè cioè noi noi abbiamo abbiamo la la vocazione vocazione quindi quindi viviamo viviamo d'aria d'aria e e non non dobbiamo dobbiamo parlare parlare assolutamente assolutamente di di pecunia pecunia di di soldi. soldi. Salvo Salvo poi poi sempre sempre questi questi colleghi colleghi che che magari magari sono sono invitati invitati in in trasmissioni trasmissioni televisive televisive o o hanno hanno numeri numeri da da capogiro capogiro sui sui social, social, a a queste queste ospitate ospitate da da questi questi social social riescono riescono non non solo solo monetizzare monetizzare con con sponsorizzate sponsorizzate ai ai limiti limiti e e a a volte volte anche anche oltre oltre di di ciò ciò che è che è consentito consentito dalla dalla deontologia. deontologia. Facciamo Facciamo qualche qualche esempio: esempio: integratori, integratori, farmaci, farmaci, scommesse, scommesse, programmi programmi di di investimento, investimento, eccetera, 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 ma ma hanno hanno anche anche un un ampio ampio ritorno ritorno dalla dalla libera libera professione. professione. Allora Allora inviterei inviterei questi questi cari cari colleghi, colleghi, che che sono sono così così pronti pronti a a dichiararsi dichiararsi lontani lontani da da questo questo mondo mondo reale reale ed ed essere essere lì lì e e impegnarsi impegnarsi in in prima prima linea linea solo solo per per il il bene bene esclusivo esclusivo dei dei pazienti, pazienti, a a continuare continuare ovviamente ovviamente il il loro loro impegno impegno divulgativo divulgativo nei nei salotti salotti televisivi televisivi e e sui sui social, social, andando andando a a rinforzare rinforzare dei dei luoghi luoghi comuni comuni dannosi dannosi per per la la professione. professione. Però Però visto visto che che tanto tanto nessuno nessuno li li può può fermare, fermare, allora allora visto visto che che siete siete lì lì e e siete siete così così disinteressati disinteressati alla alla pecunia, pecunia, tutto tutto quello quello che che vi vi entra, entra, sia sia dalle dalle sponsorizzate sponsorizzate che che dall'attività dall'attività privata privata derivante derivante dall'esposizione dall'esposizione mediatica, mediatica, ecco, ecco, tutto tutto quello quello donatelo donatelo per per la la formazione formazione dei dei colleghi. colleghi. No, No, non non lo lo fate? fate? Che Che strano. strano. Vabbè, Vabbè, bando bando alle alle ciance, ciance, inoltriamoci inoltriamoci nella nella lettura lettura e e commento commento di di questo questo articolo. articolo. Cominciamo. Cominciamo. In In apertura apertura di di congresso, congresso, il il primario primario di di chirurgia chirurgia di di Cittiglio Cittiglio Rausei Rausei elenca elenca i i gravi gravi problemi problemi e e le le contraddizioni contraddizioni di di un un sistema sistema in in grande grande affanno. affanno. Carenze Carenze di di personale, personale, difficoltà difficoltà in in corsia, corsia, scarso scarso appeal appeal tra tra i i giovani. giovani. Sono Sono questi questi i i principali principali problemi problemi che che gli gli operatori operatori sanitari sanitari stanno stanno affrontando affrontando nelle nelle aziende aziende pubbliche. pubbliche. Nemmeno Nemmeno la la notizia notizia di di un un accordo accordo per per il il nuovo nuovo contratto contratto dei dei medici medici ospedalieri ospedalieri sembra sembra migliorare migliorare il il clima clima che che si si respira, respira, anche anche perché perché diciamocelo diciamocelo francamente, francamente, questo questo accordo accordo lascia lascia molto a molto a desiderare, desiderare, ma ma ne ne parleremo parleremo in in un un video video dedicato. dedicato. Quindi Quindi guardiamo guardiamo i i punti punti importanti. importanti. Carenze Carenze di di personale, personale, difficoltà difficoltà in in corsia, corsia, scarso scarso appeal appeal tra tra i i giovani. giovani. Sono Sono dei dei punti punti che che sono sono in in stretta stretta correlazione correlazione tra tra di di loro, loro, perché perché se se non non c'è c'è appeal appeal tra tra i i giovani giovani per per una una professione, professione, vuol vuol dire dire che che ovviamente ovviamente nessuno nessuno farà farà quella quella professione professione e e ci ci sarà sarà carenza carenza di di personale. personale. Le Le carenze carenze di di personale personale portano portano a a nette nette difficoltà difficoltà in in corsia. corsia. Le Le difficoltà difficoltà in in corsia corsia sono sono note, note, sono sono risapute, risapute, sono sono visibili visibili a a chi chi poi poi decide decide di di intraprendere intraprendere un un percorso, percorso, magari magari uno uno studente, studente, fa fa dei dei tirocini, tirocini, eccetera, eccetera, e e quindi quindi a a maggior maggior ragione ragione si si ha ha scarso scarso appeal appeal tra tra i i giovani. giovani. È È un un cane cane che che si si morde morde la la coda. coda. Le Le difficoltà difficoltà sono sono state state ricordate ricordate venerdì venerdì scorso, scorso, 6 6 ottobre, ottobre, durante durante il il congresso congresso organizzato organizzato dall'unità dall'unità operativa operativa di di chirurgia chirurgia di di Cittiglio Cittiglio e e Angera Angera della della Sette Sette Laghi. Laghi. In In apertura apertura dei dei lavori, lavori, il il primario primario dottor dottor Stefano Stefano Rausei Rausei ha ha indicato indicato le le criticità criticità che che sta sta vivendo vivendo il il servizio servizio sanitario sanitario pubblico pubblico e e le le contraddizioni contraddizioni del del sistema. sistema. Andiamo a Andiamo a vederle vederle insieme. insieme. Alto un Alto un secondo, secondo, ti ti è è utile utile questo questo contenuto? contenuto? Te Te ne ne vorrei vorrei portare portare tanti tanti altri, altri, ma ma per per farlo farlo occorrono occorrono molte molte risorse: risorse: strumentazione, strumentazione, tempo, tempo, videomaker, videomaker, grafici, grafici, programmi, programmi, eccetera. eccetera. Quello Quello che che puoi puoi fare fare proprio proprio ora ora è è sostenere sostenere questo questo progetto progetto offrendomi offrendomi l'equivalente l'equivalente di di un un caffè caffè al al link link che che trovi trovi qui qui sotto sotto oppure oppure entrando entrando nella nella community. community. Tutto Tutto verrà verrà usato usato per per portarti portarti sempre sempre più più contenuti. contenuti. Inoltre Inoltre puoi puoi iscriverti iscriverti al al canale, canale, mettere mettere mi mi piace piace e e condividere condividere questo questo video. video. In In questo questo modo modo ci ci farai farai crescere crescere e e ci ci permetterai permetterai di di collaborare collaborare con con realtà realtà sempre sempre più più importanti importanti e e dunque dunque portarti portarti nuovi nuovi contenuti. contenuti. Perciò Perciò proprio proprio tu tu puoi puoi fare fare tanto tanto per per questo questo progetto. progetto.
Dovremmo fare fronte comune, ma oggettivamente non ce la facciamo, perché i medici sono di per sé, tra l'altro, una categoria estremamente invidiosa e litigiosa al proprio interno. Quindi ci sono 10.000 sigle sindacali, cose quadre, e non si capisce perché, stante il numero di medici così basso, è un numero totalmente ingiustificato. Però noi medici, diciamo, non riusciamo a far fronte comune con le altre figure che si occupano di salute. Ed è per me una cosa gravissima. E ha ragione, dottor Roselli, a sottolineare, abbiamo il dovere di far sentire la nostra voce. Perché quello, ad esempio, che faccio io sui social e quello che stanno cominciando a fare anche tanti altri, è davvero un impegno importante. Che non è valorizzato, ne sono consapevole e anche chi sta cominciando o ha cominciato ne è consapevole. Ma va fatto, dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo arrivare al pubblico, far capire anche alla sciurmaria come funziona il sistema sanitario nazionale, smentendo anche quello che crede o che viene fatto credere per minare alla base tutto il sistema da chi ha forti interessi e o da chi, per incapacità oggettive, non ha saputo gestire il sistema e lo sta facendo crollare. Ma ne vuole uscire pulito. La drammatica carenza del personale, sia medico che infermieristico, che personale sanitario in genere, sottolineerei, nonché la mancanza di vocazione per alcune specialità mediche, sapete che non mi piace tanto, anzi, non mi piace per niente il termine vocazione e perché ve l'ho spiegato più e più volte, però gli concedo, diciamo, la licenza poetica, diciamo così, tra le quali tantissime le chirurgiche. Andate a vedere i video in cui vi faccio vedere le classifiche, vedete che anche quest'anno, nel 2023, le prime 10 persone classificate, che cosa hanno scelto? Dermatologia, cardiologia, endocrinologia, oculistica. Che, vabbè, possiamo tra virgolette classificarla come chirurgica, ma non è una chirurgica pura, ecco, se proprio vogliamo essere sinceri. Nella stragrande maggioranza dei casi, non voglio in alcun modo sminuire l'attività chirurgica dei colleghi, che è fondamentale ed importantissima. Però l'attività di un oculista è diversa da quella di un chirurgo generale, di un maxillofacciale, di un otorino, eccetera, eccetera. Quindi è una chirurgia molto particolare. Quindi, al netto di questo, cardiochirurgia, chirurgia vascolare, chirurgia toracica hanno posizioni bassissime in classifica, per motivi ben noti. E ormai anche per le qualifiche infermieristiche, ancora non è stato in grado di sensibilizzare chi, a ogni livello, potrebbe quantomeno iniziare a produrre un cambiamento al fine di rendere più di appeal le nostre professioni. Ha perfettamente ragione, cioè, questo assolutamente. 10 anni fa, quando iniziavo medicina, per entrare in infermieristica c'era veramente la coda, era veramente difficile, soprattutto in certe università. Adesso c'è un fuggi-fuggi generale, ma giustamente, se pensiamo a quanto ad esempio guadagna un infermiere rispetto ad altre figure ospedaliere che hanno ben altre responsabilità. Cioè, il concetto è che siamo sempre legati un po' al benaltrismo. Però voi medici dite che guadagnate poco e noi infermieri e poi gli os e noi os e l'usciere e noi uscieri, cioè diventa tutto un benaltrismo così. E ha perfettamente ragione a sottolineare questo, che tutto il personale sanitario in genere non è stato in grado di sensibilizzare chi a ogni livello, quando dico la sciura, la casalinga di Voghera, ma anche il politico. Però secondo me questo ad ogni livello non è proprio vero, cioè ci sono dei livelli medio-alti, diciamo, che sono perfettamente a conoscenza di questa situazione, ma che ne sono stati gli artefici e ne sono tuttora gli artefici. Quindi sono benissimo sensibilizzati, ma stanno cercando le soluzioni per A, non accollarsi agli errori compiuti, B, uscirne al meglio, C, continuare a accumulare voti per mantenere il cadrino e anzi cercare una poltrona ancora più larga, ancora più importante. Io ho questo fermo sospetto, che è suffragato però dai fatti anche. Non si dica che non ci sono i soldi. 90 minuti di applausi. È vero che secondo la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza del 2023 è previsto che il rapporto per l'Italia tra spesa sanitaria e PIL attualmente a 6,6 nel 2026 scenderà a 6,1. Sì, non userei questo, diciamo, dato perché innanzitutto è ancora in fase di elaborazione, però il PIL, essendo un parametro variabile e non assoluto, non ci dice tanto. Quindi questo, secondo me, è un esempio un po' sbagliato. Ma, secondo le fonti del Ministero della Salute, le risorse straordinarie per l'attuazione del PNRR e il rinnovamento della sanità pubblica italiana, oggi in fase di investimento, superano i 20 miliardi di euro. E questo invece è un dato reale, un dato oggettivo. E il rinnovamento della sanità pubblica, in qualsivoglia modo lo si declini, non può prescindere dal personale sanitario.
dice cose che sono di una linearità che è difficile ignorarle, però tant'è. Non si dica che non si possono superare gli esistenti vincoli legislativi, quando per la pandemia siamo stati abituati ad ogni tipo di disposizione emergenziale, immediatamente attuativa. Bellissimo e soprattutto spesso contraddittoria, cioè non entriamo nel merito, ma bellissimo. E addirittura, per quanto ci riguarda, hanno consentito l'assunzione dei medici in formazione fin dai primi anni del loro percorso specialistico. Però pensiamo al decreto Cavalli. E non si dica che non siamo in una situazione di emergenza per il nostro sistema sanitario nazionale. Esatto, perché questo era, ma quello era per il Covid, è un'emergenza. E questa non lo è anche questa. Bravissimo. Pochi giorni fa, quindi, abbiamo scoperto che il nostro nuovo contratto stabilirà solo un minimo incremento retributivo e soltanto il riconoscimento del diritto al riposo e al recupero di tutte le ore in eccedenza accumulate. Ma se numericamente ci riduciamo e non vi sono prospettive di un sicuro ricambio, come sarà possibile recuperare quelle ore? Esatto, cioè, sulla carta è una cosa sensata, a livello pratico non ha senso. Cioè, se va bene, io ho diritto a 10 giorni di riposo, perfetto. Se io, lui e l'altro abbiamo 10 giorni di riposo tutti, che dobbiamo consumare entro 3 mesi o dobbiamo consumare, ma se io non ci sono, rimangono comunque in due e non riescono a coprire i turni, come faccio a stare a casa? Non posso stare a casa, quindi è una buffonata, ok? E ancora, perché dobbiamo tollerare la convivenza con le cooperative? Ah, ecco, altro tasto, veramente, vediamo che dice. Nelle nostre stesse aziende che si trovano costrette a riconoscere un valore decisamente diverso all'ora lavorata in orario di un suo dipendente rispetto a quella di un professionista ospite, ospite che peraltro viene da fuori, non conosce, perde necessariamente più tempo perché deve capire, deve informarsi, deve, cioè, immaginatevi di lavorare in un posto completamente nuovo che non è il vostro, di cui non conoscete i meccanismi, non conoscete gli specialisti. Non conoscete nulla, quanto tempo perdete anche solo per raccapezzarvi. Però intanto quel tempo che uno capisce dov'è, l'azienda lo paga. E che per l'azienda stessa non nutre granché interesse. Esatto. Allora, parliamo 2 minuti di questa cosa. Si stanno creando le situazioni paradossali in cui oggettivamente il medico interno dice: ma scusa, ma perché io dovrei sbattermi, dovrei aiutare lui che guadagna 3 volte me? Entra qua oggi, se ne frega, non ha mai rinunciato a niente per l'azienda, non si è mai impegnato, non ha mai fatto nulla, prende il malloppo e scappa. E che magari in turno da 24, 48, 72, 5 giorni si fa, 5 giorni qua, poi va, 2 giorni a Bolzano, 4 giorni a Palermo, 7 giorni a Salerno, 9 giorni a Pavia, cioè. È così che funziona, eh? E poi magari ti dice anche: no, non, questa cosa non la faccio perché guarda, è 14 ore di fila che lavoro, non vengo di notte. Cacchi tuoi, ti verrebbe da dire. Però dici: cavolo, faccio vedere un paziente da uno che magari lavora da 14 ore di fila, o addirittura da 24-48 ore. Però la tua voce ti dice: no, ma scusa, ma quello guadagna 3 volte te. In più c'è una cooperativa alle sue spalle che ci sta guadagnando. Perché tu devi metterti a rischio, mettere a rischio la tua professione, impegnarti, eccetera? La risposta è: in quel caso sì, per il bene del paziente. Però capite bene che non è giusto. Peraltro poi, collateralmente, ti dico che secondo me questa cosa andrà ad esaurirsi presto perché noi diciamo che i nostri politici sono degli idioti. Io non sono d'accordo, secondo me non sono affatto degli idioti, sono estremamente furbi perché abbiamo già il passo successivo, cosa è stato fatto in questi ultimi anni e cosa verrà sempre più fatto. Verranno sfornati a ripetizione professionisti oggettivamente sottoformati, perché non si può garantire la stessa qualità di formazione quando un'università prima laureava 100 studenti, adesso ne laurea 150, 200, 250, 300, 350. O quando una scuola prima con lo stesso numero di ospedali specializzava 10 specializzati, adesso ne specializza 20, 50, 70, 100. È assurdo. Però quell'eccedenza va a saturare il mercato facendo sì che prima o poi qualcuno vada a lavorare in quei posti in cui non è giusto neanche per il professionista e per il paziente lavorarci. Ma pur di avere un posto, quello è, quello si andrà. Gente che non vorrà stare in pronto soccorso andrà in pronto soccorso. Ospedali ora che sono al limite della chiusura perché magari gestiti in maniera indecente troveranno personale e così via. In realtà quindi adesso questo dei gettonisti è un divertismante, un modo per sì, tappare una falla, ma
diciamo, la supposta è già pronta. Quindi non è neanche giusto prendersela, tra l'altro, con i colleghi che sfruttano questa finestra favorevole, perché è guardare il dito e non la luna. Comunque, andiamo avanti. Perché in ultimo non si trova conforto neanche nell'eliminazione del penale dalla responsabilità professionale di noi sanitari, o quantomeno nell'introduzione dissuasori del facile ricorso al contenzioso medico-legale? Perché? Perché anche qua ci guadagnano in troppi. Molto semplice. E vi assicuro che il contenzioso medico-legale è una di quelle cose che ti porta al burnout, ti porta a voler lasciare una professione. Eppure, nell'attesa che queste domande almeno smuovano l'interesse necessario, speriamo, grazie dottore per impegnarsi anche dal punto di vista social in questo senso, l'interesse necessario, dovuto e ormai improrogabile da parte di chi ci governa e rappresenta, oggi noi medici, voi infermieri, così come molti altri professionisti della salute, siamo qui numerosi a parlare di protocolli, fondamentali protocolli, che hanno come obiettivo quello di migliorare la sicurezza delle cure e addirittura di rendere costo efficace, perché è questo che fa risparmiare, la standardizzazione, i protocolli, avere degli standard, avere dei percorsi, la gestione chirurgica del paziente che rimane sempre e comunque al centro della nostra attenzione. Bravo, 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 bravo. E mi piace soprattutto questa chiosa finale in cui si fa vedere che il focus è il paziente, ovviamente, perché l'obiettivo di tutti noi è far stare bene il paziente e essere in ospedale per il bene del malato. Però il bene del malato lo si raggiunge anche attraverso vie, diciamole, che non sono così dirette, immediate ed evidenti, ma che sul medio e lungo termine sono quelle che poi pagano realmente. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo l'importanza dell'iscrizione al canale, di guardare in descrizione come poterci sostenere e come poter entrare a far parte della community che sostiene questo progetto, di lasciare un commento con le vostre opinioni e suggerimenti di eventuali altri articoli da commentare e leggere insieme, il like e tutte quelle cose che sapete fanno bene all'algoritmo. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!